Benvenuti con questo Conclave Talk, siamo qua per farvi gli auguri di fine anno e come sempre a fine anno si fanno le top e le flop, e quindi le facciamo anche noi come l'anno scorso. Si tirano le fila dell'anno. Tiriamo un po' le somme di cosa è successo durante l'anno parlando un po' delle carte che hanno segnato nel bene e nel male un po' il gioco. Durante... Non dei rimorsi interiori. No, quelli no, quelli siamo sempre privi. Allora... spieghiamo un po' come funziona la nostra top e la nostra flop. Allora, la top... Allora, come funziona? Prenderemo in considerazione tutte le carte uscite fra i due mondiali. Esatto, quindi non stiamo parlando strettamente delle carte del 2017. No, dal ciclo di Valar e dell'Axe Lannister, sì, fino alla fine del terzo ciclo. Esatto, quindi prima praticamente la Deluxe Tyrell. Esatto, quindi teniamo dentro la Deluxe Lannister che ha caratterizzato un po' il mondiale 2016 17 e però non teniamo dentro la Deluxe Tyrell che invece di cui perché ancora praticamente al mondiale ancora non si era sentito il insomma, avete capito? No. Prendiamo praticamente il meta tra un mondiale e l'altro. Ok. Quindi partiamo dalla top. La top sono le carte che diciamo un po' iconiche che grazie alla loro uscita hanno o caratterizzato proprio dei mazzi che hanno ruotato attorno a loro oppure sono state super giocate, infrazionate hanno o smosso il meta o hanno mosso il meta. Esatto, sì, sì. È una top e una flop 5, quindi partiamo subito con le migliori 5 carte dell'anno. Allora, la posizione 0, diciamo, sì, perché... menzione speciale, anche abbiamo già quest'anno menzionato l'anno scorso, Valar. E Valar, Valar Morghulis, adesso quest'anno giusto, bisogna precisare. Valar Morghulis, perché ha cambiato il meta. Perché sostanzialmente ha definito il meta, l'avevamo già anticipato l'anno scorso, era la menzione speciale perché era appena uscita. Quest'anno è menzione speciale perché è fuori categoria, no? E quindi definisce il meta un po' soprattutto nel gioco, quindi va bene. La citiamo in anticipo. Adesso vediamo le 5 carte che abbiamo scelto. Partiamo con la prima in ordine sparso. L'ordine è sparso, sono 5 carte in ordine sparso. La prima è Pioggia di Customer. Pioggia di Customer è stata sicuramente l'agenda più giocata, penso. Più giocata forse insieme durante l'anno, io direi che sarei giocata un po' con insieme Crossing, a Road of the Crossing, però Road of the Crossing era un'agenda che aveva caratterizzato già l'anno precedente. Land of Customer invece uscita, ricordiamo, nella Deluxe Lannister ha caratterizzato proprio l'annata 2016-2017. Ma diciamo che non siamo a livello che un mazzo, se non sai cosa farlo, fai Customer invece che Fedeltà. Sì, però quasi tantissime anche casate si sono ritrovate a giocare, come avete visto, anche Greyjoy, cioè Stark. Ma anche Nightwatch, cioè Nightwatch all'inizio avesse mai detto che avrebbero giocato Customer. Greyjoy. No. Cioè si pensava a tutti quanti a Lannister e Martyr, per Tyrell. Dire. Tyrell al limite, invece niente. Vabbè. Quindi agenda sicuramente più forte del previsto, probabilmente ha caratterizzato il meta, assolutamente da citare. Prossima carta? Seconda carta, abbiamo deciso di mettere Fondo delle Pulci, Free Button, che ovviamente è stata una carta che è fortissima, ha definito... Appena uscita, incredibili, vantaggi economia, assurdo. Assolutamente, è stata caratterizzata tantissimo, soprattutto un rilancio ulteriore dei Nightwatch, importante anche per i Targaryen, ovviamente grazie al loro combo, degli omini che possono praticamente continuare a ritornarsi grazie al sacrificio o alle meccaniche, diciamo, di... Che adesso se tu fai un mazzo o la giochi 3 per, oppure devi pensare come l'argino. Esatto, oppure pensi comunque a mazzi. È tornata con prepotenza, sì, prima neve in molti mazzi. Sì. È una carta comunque ti aiuta su prima neve Free Bottom, quindi nel senso fortissima Free Bottom, ovviamente ha definito meta, è inutile spiegarlo. Poi, terza carta, prossima carta che è la mia preferita, la preferita dei veri uomini, è la Margine di Costo 6. La Margine di Costo 6 è una gran figlia di una regina. No. Beh, allora, diciamo che da quando è uscita comunque i Tyrell hanno avuto sicuramente una marcia in più. Direi che veramente la quadra del corsetto è praticamente sparita o quasi. Tranne in mazzi molto particolari, Tyrell. Adesso si è iniziato a rivedere anche quella nuovissima che è appena uscita. Sì, in alcuni mazzi particolari. Però diciamo, lei insieme a tutte le carte Tyrell che hanno ricevuto soprattutto nel secondo ciclo
è iconica del ritorno di Tyrell, del rush, del vantaggio. Assolutamente. Con risposta all'aggro che c'era prima. Fortissimo. 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 Attaccat che abbiamo scelto, un altro personaggio, è il nuovo Jon Snow. Il Jon Snow a forza 6, che soprattutto si rialza. Sì. Ecco, ok, perché la sua vera forza poi sta in quello, il fatto di potersi rialzare nella sua furtività. È un mazzo che praticamente ha permesso ai Nightwatch di uscire dalla meccanica mono difensiva, sì. Ma gli ha permesso anche di giocare mazzi Nightwatch che comunque puntavano anche su fare sfide, magari anche sempre con la barriera, ma potevano avere una strategia doppia grazie a questo Jon Snow. Solo lui ha permesso un archetipo di mazzo, sì. Che se andate a vedere i dati degli ultimi grandi tornei, sì. Andate a vedere i Nightwatch Customer, sono molti di più dei Nightwatch Fedeltà, sì. Defender pure. Sì, sì, sì. Quindi ci sembrava giusto citarlo perché ha definito comunque il gioco di una casata e un mazzo in generale. Come altre carte ci aspettavamo potessero fare, e sì, poi ne parleremo. Sì, sì. L'ultima carta nella nostra top è Piazza dell'Orgoglio. Ok, Piazza dell'Orgoglio, una carta Targaryen. Uscita anche questa Deluxe Lannister. Lannister mi pare, sì. Una carta fortissima, ovviamente, costo 1 ci permette di rialzare scartando. E noi l'abbiamo messa un po' perché, non essendo fedele, abbiamo visto bannerare i Nightwatch, i Targaryen un po' dappertutto. Tutti per sfruttare, ci hanno provato tutti. E in generale comunque ha affossato largamente durante l'anno i mazzi Baratheon. Secondo me non è stato l'unico motivo per cui Baratheon durante l'anno non sono andati bene, ma è sicuramente stato uno dei motivi. Cioè ha proprio affossato un po' tutta una meccanica di un mazzo, quindi diciamo direi adesso che... con l'uscita di Free Bottom è ancora più forte. Certo, certo. Poi la combo Piazza e Free Bottom ti permette veramente di fare cose, insomma, che a volte sembrano veramente veramente cattive. Ne sono rimaste tantissime fuori. Sì, ce ne erano. Se non abbiamo nominato le vostre preferite, è sì. Perché lo facciamo apposta. No, vabbè, no, ce ne erano tantissime in realtà. Io qua ho un elenco di altre, almeno c'era altre Vittario. 5. Sì, c'era. Sì, tantissime. Tantissime, però. Scrivetecele nei commenti. Queste sono state le nostre scelte, le scelte del Conclave. Voi diteci le vostre, ovviamente. E passiamo subito alla flop. Velocemente. Allora, la flop, dai, la spieghiamo bene, perché la flop diventa un concetto un pochino più difficile. Per alcune persone abbiamo per alcune persone abbiamo visto che è un concetto più difficile. Allora lo spieghiamo. La flop non sono le carte peggiori in assoluto che sono uscite non durante... Non sono le carte da camino del Cal. Non sono le carte da camino, quelle che... sono le carte che più hanno deluso. Questo perché... Perché ovviamente di carte da camino ce ne sarebbero state tantissime e sarebbero state a pari merito, perché è difficile stabilire quanto una carta che non ha mai... Non esce dal quadernone. Esatto, cioè se una carta non esce dal quadernone, un'altra non esce dal quadernone, un'altra non esce dal quadernone, mai, è difficile poi confrontarle. Quindi abbiamo messo invece quelle che sembravano sulla carta potenzialmente sì, interessanti, erano state spoilerate o viste. Esatto. Ma invece hanno deluso largamente. Non si è mai riuscito a farcene qualcosa. Esatto, mai qualcosa. Concretamente quantomeno. Ok, allora partiamo anche qua in ordine sparso, non è una classifica. La più iconica. La prima, secondo me, è proprio iconica di questa definizione della nostra flop, che è la nuova Melisandre. La Melisandre a costo 7, che sembrava sulla carta poter essere fortissima con la meccanica Dominance, ti intombo tutti i personaggi, ti guardo la mano. E invece in realtà praticamente nessuno è riuscito a sfruttarla come si pensava, e nessuno in realtà è riuscito a metterla in un mazzo. Complice anche un po' il fatto che tutta la casata Baratheon forse è andata un po' sotto nei tornei, sì, quindi sì, è un po' sparita, però questa Melisandre che doveva essere quella che rilanciava un po'... Forza 6, intuizione, reazione veramente forte... E invece niente... non è stata in grado di tenere su una casata che è andata sotto durante l'anno, per cui è stata assolutamente una grandissima delusione. Spoilerata. Sì, sì, sembrava fortissima. Sì. Prossima carta è Duello. Duello. È uscita in pieno Meta Rush, piena di mazzi, Manzi Tyrell, Manzi Greyjoy, sì, sì. Manzi quello che volete e... E niente, si è giocato un po', sì, però alla fine non ha inciso. Non ha inciso. È stata una delusione. Praticamente doveva fare quello che poi ha fatto nella realtà una carta di cui invece parleremo l'anno prossimo, che è Varadoeris. Sì.
questo duello sembrava dover poter fare quello che poi ha fatto Valladolid, e invece non l'ha fatto, quindi comunque è stata una grossa delusione. Allora, l'altra carta, la terza carta che citiamo nella flop, forse farà discutere qualcuno, comunque noi la citiamo ed è il Tyrion della Deluxe Rannis, cioè il Tyrion che funziona con i bruti, Tyrion a costo 7. In realtà questa è vero che qualcuno ha provato a montarlo, c'è usarlo, anche mezzo riuscita. Sì, comunque... è una carta, non è così male di per sé questo Tyrion rispetto alle altre. Rispetto alle altre, il problema, noi la citiamo soprattutto perché è il simbolo un po' di un fallimento di una sottotematica dei Lannister. Sì. I Lannister durante l'anno sono stati comunque una casata che ha fatto anche dei risultati. Ovviamente ha vinto, per esempio, il nazionale con Nimer. E va benissimo. La nuova però, Cersei che poteva andare nella top. Certo, la nuova Cersei non l'abbiamo messa nella top, poteva entrarci. Questo Tyrion però è stato l'embremo del fatto che i Lannister sono rimasti legati a una meccanica un po' jumper, un po'. Però non è stato tematizzato la questione dei barbari. Cioè i barbari, come già nella vecchia edizione, non hanno veramente preso piede. No. E questo Tyrion, che è la carta su cui si doveva incentrare tutta la meccanica, ovviamente è un po' il simbolo di questo fallimento della casata Lannister nel trovare una... l'aggro che è disceso? Chi lo sa? Non lo so, però secondo me in realtà è legato al fatto che intorno a questo Tyrion non c'erano barbari sufficientemente interessanti, le dinamiche non erano abbastanza forti e soprattutto non c'erano dinamiche che, cioè le dinamiche erano strettamente legate a questo Tyrion. Se non perché avevi questo Tyrion, in realtà la dinamica jumper in generale in molti mazzi è andata è più forte, ma senza i barbari. Cioè, senza i bar, la dinamica jump funziona bene per i Lannister. Nel Targaryen, Dothraki, anche senza... che alla fine ultimamente funziona anche. Sì, sì, sì. E quindi l'abbiamo nominato per questo. Sì. Prossima carta nella flop, anche questa, quando era stata spoilerata, si pensava potesse tirare in su, tirarsi dietro, riportare all'auge un'intera casata. Sì. Parliamo di Ricasso. Ricasso, ragazzi. Lo ricordate? Cioè, noi che tutti quanti, anche io, tu quando l'ho visto, mi sono lanciato in... lo gioco in 3 per, spero di vederlo subito. Con Dora, la vipera, via, faccio pesca, faccio le cose. Ragazzi, ci ho provato in tutti i modi, non c'è, non si può fare. Non c'è modo, è una carta veramente... Allora, ovviamente, potenza la dinamica delle carte delle trame passate. Adesso vedrete che la Deluxe Martyr ritornerà di nuovo su questo con argomento. Con la con la trama nuova. Esatto, e purtroppo il personaggio di per sé... Ha deluso. Tant'è che anche tutti i mazzi Martyr, che comunque qualcuno è riuscito a fare qualcosa durante l'anno, in qualche modo, comunque non giocavano Ricasso. Giocavano un archetipo completamente diverso. Un archetipo controllore. Esatto, sì. Un bolla. Una salsa che volete. Sì. L'ultima carta della nostra flop, recentissima, questa l'abbiamo messa comunque, perché un po' ce la sentivamo, è il Beric Dondarrion. Perché? Perché sostanzialmente sembra bello, sembra interessante, ma è troppo fragile, ragazzi, è troppo troppo fragile. Cioè, è una bella carta, una bella idea, però arrivi in certi momenti in cui non puoi spendere 7 ori. Sei lì che vinci l'iniziativa, vuoi vincere la partita, fai la blu con tutti. È un nightmare, ti smonta comunque almeno per un turno, ma a volte nei momenti decisivi... cioè comunque un personaggio che su cui hai investito 7 ore per assorbirti la clan militare, esatto. Night. Invece Nightmare è lì, no, è proprio la verità è che ormai ogni casata ha così tanti bei manzi che forse questo è veramente perché? In più è veramente in più, cioè... qualcuno ha provato a giocarlo magari mono per magari nei Baratheon eccetera eccetera grazie al suo tratto horror, però la verità è, ragazzi, che sembrava più forte, sembrava più bello, poi nella pratica si è rivelato un po' debole, come comunque un po' avevamo intuito anche dagli spoiler. Ed è un peccato soprattutto perché è un mazzo bello. Oltretutto, un'altra delusione, io lo voglio dire, comunque qua faccio piccola polemica, perché comunque abbiamo fatto l'agenda fratellanza. Non e va bene. E lui non ha tratto fratellanza, cosa che tu puoi dirmi, vabbè, ma magari non lo mettono tratto fratellanza. Invece sì. Perché adesso è uscito Toros di Mir e c'era tratto fratellanza. Sì. Perché lui no? Non ci quindi sta, in futuro comunque non avremo mai un mazzo tematico fratellanza. No. O comunque lo avremo senza Beric. Vabbè, invece quali sono le carte che hanno deluso voi?
Ditecelo. Sì, ci sono carte su cui puntavate. Sì, carte che magari quando sono state spoilerate o quando le avete viste ci avete creduto molto, avete provato a montarci sopra mazzi, eccetera, eccetera, e poi vi siete resi conto che invece non c'era proprio verso. Raccontatecele. Non ne abbiamo citata nessuna Greyjoy, per dire. Andrea? Come mai ce n'erano così poche, eh? Tutte no, carte sì. Bomba, Greyjoy quest'anno. Sì, tutte monicona blu, quelle che ci piacciono. Esatto. Fanno un po' il paio con le monicona verdi. Anche Stark non c'erano, se avete visto. Anche Stark non ce n'erano, se avete visto. Sì, sì, infatti, vabbè. Però voi citatecele anche quelle di queste casate. Finiamo facendovi di nuovo gli auguri per un buon 2018 e vi diciamo soprattutto a tutti quelli che insomma si lamentano dei mazzi combo, gli lasciamo con un pensiero positivo, io direi. Sì. Un